aspettiamo che si collega qualcuno, vediamo un po'. Vabbè, allora, intanto il tema di questa diretta è l'Eurovision. Volevo dire la mia, magari non l'ascolterà nessuno, ma non ha importanza. Voglio dire il mio pensiero sull'Eurovision. Dare una vittoria in un concorso artistico, come già è stato detto da qualcuno che ovviamente... Ciao Ciro, non ti leggo bene da lontano, però no, il boss è un altro, non sono io. Dare la vittoria a un gruppo musicale come messaggio, così come hanno voluto dire, no perché abbia vinto a livello di meritocrazia, insomma, lo trovo indecente. Indecente perché un concorso è un concorso. Se vogliamo aiutare per la pace gli ucraini, non mandiamo armi. No. Mandiamo gli spartiti musicali, se la musica deve avere questo fine. Lo so, potrebbe essere una storia un po' ridicola degli spartiti musicali, era un modo di dire, però comunque io sono dell'idea che un concorso deve rimanere un concorso libero, dove chi si sacrifica, spende, studia, crea per parteciparvi sia premiato. Se poi vogliamo usare i concorsi per scopi politici o per fini umanitari, allora non chiamiamoli più concorsi, chiamiamoli magari, come ci sono state tante altre manifestazioni prima, tutti insieme per i terremotati di Amatrice, insomma, per dirne una. Allora quel tutti insieme funziona, diversi artisti si riuniscono, fanno il concertone, incassano i soldi e i soldi vengono devoluti in aiuto della città o delle città colpite da qualsivoglia tragedia. Ma dare la vittoria a un gruppo che non meritava di vincere soltanto perché il tema fondamentale oggi che ha superato il ritrovo del Covid è l'Ucraina, benissimo, allora ciao Frankie, ciao. Allora, non sono d'accordo, lo so, il mio non essere d'accordo non conta niente, in un mondo immenso come quello dove viviamo, in questa palla di terra dove si vive, il pensiero di Gianluigi Sordellino non conta assolutamente niente, sono perfettamente d'accordo pure su questo. Però ci tenevo a dire la mia, cioè il concorso deve rimanere un concorso, non deve essere oggetto di monopoli politici, di messaggi sbagliati. Ciao Anna! E chi più ne ha più ne mette. Sono mesi e mesi che offriamo all'Ucraina armi, bombe, mitragliatrici, missili antiaereo, missili anticarammato, e poi che facciamo? Trucchiamo un Eurovision, cioè trucchiamo, magari no, perché si sapeva che avrebbero vinto, diamo la vincita come segno di che cosa? Che segno vogliamo mandare al mondo intero che ci guarda? Ditemi voi che segno vogliamo mandare. Abbiamo dato una vittoria fasulla per aiutare l'Ucraina come simbolo, ma sinceramente il simbolo dell'Eurovision non era l'Ucraina, è un concorso. Il concorso si gareggia, chi merita vince, cazzo, chi merita vince. Già viviamo dagli arruolamenti agli esami di Stato ai concorsi stessi nostri nella magia, tutto truccato signore, ogni giorno esce il telegiornale che vengono denunciati queste situazioni qua, voglio dire, cavolo, è tutto truccato, andiamo a truccare pure l'Eurovision,
per dare un messaggio sbagliato. Ragazzi, vogliamo la pace, non mandiamo queste cazzo di armi. È come dire c'è un incendio, spegniamolo con la legna, buttiamoci l'altra legna sopra. Allora, cioè, se non riusciamo a capire queste cose, evidentemente non è che non si vogliono capire, ma Anna, aspetta, mi devo alzare Anna per farti partecipare. Diamoci, come si fa? Qua, aggiungi, eccola qua. Eccoci qua, abbiamo aggiunto Anna, un'amica, in questa chiacchierata. Quindi, volevo dire, cioè, non è che diamo armi e poi trucchiamo i concorsi per che cosa? Per dimostrare che siamo vicini all'Ucraina? Ma ragazzi, a me vi è da ridere, ditemi quello che vi pare, con il massimo rispetto verso i bambini, verso le famiglie ucraine, che onestamente se avessi alberghi a disposizione li ospiterei, per carità. Non voglio che pensiate che sia un animale, però io dico che i concorsi non devono diventare oggetto di monopolio politico. Mi dispiace, non sono d'accordo su questo e volevo dirlo mettendoci la faccia, perché su Facebook scrivere soltanto si viene fraintesi. Non lo dico con cattiveria, dico soltanto che siamo arrivati proprio ai massimi livelli. Non so proprio più che pensare, alcune volte mi viene da dire, ma perché bisogna continuare a concorrere? A concorrere in che cosa? Io quello vorrei capire, concorrere in che cosa? Se siamo arrivati a dare delle vittorie fasulle a Eurovision, capiamo da soli cosa ci sta dentro ai concorsi meno importanti, più nazionali, diciamo. Poi vabbè, noi in qualità di maghi sappiamo le nostre realtà pure quali sono, così come so quelle dei musicisti. Non lo so, io dico, invece di pensare troppo a sistemare gli immigrati, invece di continuare a pensare a sistemare i nomadi, i clandestini, cioè siamo in Italia che stiamo distruggendo addirittura il vocabolario italiano, perché il clandestino è stato sostituito con l'immigrato e tante altre cose, la febbre con il Covid, ma io direi se molto semplicemente investiamo del tempo per ritornare ad essere una nazione civile. E l'essere civili si basa su concetti, su principi che sono trasparenza, onestà, lealtà e soprattutto meritocrazia. Se no, non ci meravigliamo quando poi le menti eccelse italiane se ne vanno all'estero, perché non si può. Abbiate pazienza, se un immigrato deve prendere 35 euro al giorno e un neolaureato deve andare a lavorare a 1200 euro, abbiate pazienza. È normale che il neolaureato, se ha un benché minima possibilità, se ne va all'estero. Ok, nonostante farlo laureare sia costato sacrifici alla famiglia e stesso al ragazzo che si laurea. Ciao Luca, scusa se mi alzo, ma è un modo sbagliatissimo per dimostrare solidarietà. Sì Anna, sono d'accordo, io per questo sto fastidiato, io voglio esternare il mio disgusto, perché non parliamo manco di una manifestazione casareccia dentro un oratorio, cioè parliamo di un Eurovision, cioè che gli vogliamo dare gli ucraini? Gli facciamo vincere un mondiale di calcio? Così siamo solidali? Forse sarebbe meglio se qualche calciatore che prende 60 milioni l'anno, cazzo, 60 milioni l'anno, anziché regalare la vittoria all'Ucraina, magari regalassero 100.000 euro ognuno, magari lo faranno, per carità, io non me la sto prendendo con i calciatori, però per fare un paragone, cioè mettiamo l'Ucraina dentro un mondiale di calcio e poi gli diamo la vittoria. Già per starci i calciatori prendono milioni di loro che noi non ci sogniamo manco, pure perché se volessimo sognarli non saremmo capaci di contargli zeri per formarli, quindi voglio dire, sono messaggi sbagliati. Io non so da quale mente perversa è partita questa decisione, perché solo una mente perversa può
può decidere una cosa del genere, soprattutto quando dietro un Eurovision c'è un'Europa che continua insieme agli Stati Uniti a somministrare armi per fronteggiare una guerra. È vero, l'Ucraina è stata invasa, stanno subendo perdite, anche molti soldati russi, giovani, che non sanno manco perché sono stati mandati a combattere, ci sono rimasti. Insomma, in tutto questo, più alimentiamo armi, più ci sarà guerra. Io non lo so, sarò forse un grezzo che non riesco a capacitarmi come si possa non capire tutto questo. Però io penso che, non lo so, è assurdo, lo trovo assurdo. Cioè, ripeto, se c'è un incendio non si spegne buttandoci la legna sopra, ma si spegne con l'acqua. Troviamo la giusta acqua per spegnere questo incendio che si chiama guerra. Per quanto concerne il discorso dell'Eurovision, ripeto, è stata una grande maialata, una grande porcata dare un messaggio del genere. Ok, detto questo, prima di chiudere questa breve diretta, vi voglio ricordare che qui in sede da noi, dopodomani, ci sarà il Two Man's Show, uno spettacolo di magia portata avanti di un close-up formale da me e Gino, con un'apericena che parecchi di voi già conoscete qui in sede da noi. Vi aspettiamo, ovviamente vi chiediamo pure di prenotarvi per ottenere un meglio servizio e niente, vi possiamo garantire una serata speciale, diversa dalle solite, come solo la magia può dare, e soltanto la magia fatta bene poi. Perché io penso, anzi credo molto che mi voglio togliere di mezzo perché sono anziano, vabbè, mi tolgo di mezzo. Immagino un po' da tanto, da un qualche cosa che poche persone vedranno nella loro vita. Quindi vi invitiamo, prenotatevi 328 23 18 357. Veniteci a trovare, trascorreremo un sabato sera all'insegna dell'ottimo cibo e dell'ottima magia. Il nostro motto è sempre quello di meravigliare. Il divertire non... sì, anche, bisogna divertirsi, però ragazzi, vorrei pure questo concetto qua, tanta gente... mi è piaciuto strappare il sorriso, mi è piaciuto divertire, si sono divertiti. Ragazzi, ricordiamoci, la magia serve pure per meravigliare. Cioè, io mi sono avvicinato alla magia quando aprivo la bocca davanti a un effetto. Capito? Ciao Anna, buona serata anche a te. Non è che mi sono avvicinato alla magia perché dopo un effetto mi sono messo a ridere. Perché sono stato meravigliato e mi ha rapito la magia. Quindi... i sorrisi, per carità, che ben vengano, perché bisogna pure scherzare nella magia, però ricordiamoci pure che bisogna meravigliare. E se non sei in grado di farlo, non potrai manco definirti un prestigiatore. Vi ricordo sabato 21 alle 21, sembra un gioco di parole, sabato 21 alle 21 vi aspettiamo qui nella sede UMI Project in via Sollacciano 42 a Minturno. Mi raccomando, veniteci a trovare, veniteci a conoscere per chi ancora non ci conosce e non ve ne pentirete. L'unica raccomandazione che vi faccio è che non ve ne pentirete. Speriamo solo di drogarvi di magia a tal punto che sarete voi stessi a chiederci un'altra data e ancora un'altra data e ancora un'altra data. Siete voi stessi magari a far sì che questa sede possa far girare altri colleghi maghi per potervi allietare in diverse tipologie di magia, come può essere il mentalismo, come può essere l'escapologia, come può essere il comedy magic, insomma. Ma possiamo farlo soltanto se riusciamo a creare il pubblico in sede. Quindi di cuore vi invito ad essere presenti, è un piccolo contributo da versare che sono 15 euro, però in 15 euro vi è compreso un bel tagliere abbondante, un primo, vi è compresa l'acqua e vi è compreso soprattutto lo spettacolo, ragazzi. Ricordatevi, rieduchiamoci pure a questo, cioè
Non si va in un ristorante o in un club privato e si paga quello che si mangia, no, quello che si paga per lo spettacolo. Il di più è un di più che il locale vi offre. Rivalutiamo lo spettacolo. Lo spettacolo è sinonimo di sacrifici, perché dietro ogni effetto che voi vedete delle carte ci sta un continuo studio, un continuo manipolare, avere carte in mano. Vedete, io parlo con voi e ho le carte in mano. È una vita oramai, per migliorare sempre le tecniche, per dare maggiori emozioni a chi mi guarda o a chi ci guarda. Per cui tutto questo ha un costo, un piccolo contributo di 15 euro. Poi che ci sia un tagliere, ci sia un primo, vabbè, noi lo mettiamo. Pure perché è difficile parlare solo di cultura, di spettacolo, quindi farvi capire che comunque se andate al cinema e pagate 10 euro per vedervi un film, non vedo perché non dovreste pagarle per andarvi a vedere uno spettacolo dal vivo. Quindi, però capisco che siamo lontani, oramai 3 anni di pandemia ci hanno ucciso culturalmente, cerchiamo di riportarla in auge. Quindi noi andiamo incontro al nostro associato e speriamo che gli associati vengano incontro a noi partecipando, perché vorremmo fare tante serate, vorremmo fare soprattutto tanta magia. Faremo qualcosa per i bambini forse prossimamente, non lo so, comunque faremo un po' di cosette. Signori, che dirvi, vogliamoci sempre bene, non vogliate... Grazie Peppe, grazie, tu sei un grande. Non vogliatemene male, ogni tanto se mi faccio qualche sparata, però mi dispiace, sull'Eurovision non sono d'accordo. Ciao Vincent, che tra poco il 1° giugno lo perdiamo, a Vincenzo che andrà a lavorare in un resort come resident, magician resident. E niente ragazzi, vi voglio bene, vogliatemene pure a me. Sto da solo, no, perché non è venuto Gino, è venuto, abbiamo fatto un paio d'orette di prove per sabato e abbiamo programmato 2-3 effetti, ma veramente, guardate, noi li inventiamo 2 giorni prima e niente, quindi no, abbiamo perso un paio d'orette, mo poi ci rivedremo un po' prima della serata per mettere a fuoco definitivo il progetto. Davvero vi invito ad esserci sabato 21 alle ore 21, potete venire pure alle ore 20 tranquillamente, tanto questo è un club, si può parlare, si può discutere, si può stare seduti, si può fare tutto quello che si vuole, è come una casa e niente, quindi vi invito a questa serata magica, 21 maggio 2022 alle ore 21, ossia dopodomani, vi aspetto. È come dice il motto dell'UMI, sempre liberi di essere e di pensare. E se qualcuno ci toglie l'amicizia perché non gli è piaciuta la nostra frase, significa che non era un amico, perché gli amici solitamente dialogano. Ciao, vi aspetto, mi raccomando. Vi aspetto.